Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti Giorgi e boom mashot a tutti gli altri. Sono qui su Minecraft, e quando mai, in compagnia del mio socio, Nebbia. Ciao a tutti ragazzi. Allora, siamo qui, io per cazzeggiare su Minecraft e minigame, Nebbia per rispondere... fastidio. Esattamente, Nebbia per rispondere a qualche domanduccia, soprattutto su che cosa volete sapere voi, su... così, varie ed eventuali. Allora, ragazzotti, innanzitutto, prima cosa, domande random, perché voi non ci avete scritto qualche domanda, io faccio il random, così va bene tutto. Allora, per prima cosa, come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti grazie a un live di una persona che non menzioneremo, ma diciamo che finisce per 9-3. Un amico, uno youtuber, una grande persona. In un live ci ha invitato a frequentare TS e da quel momento lì è stato un disastro, è andato sempre a svanire di più la sanità mentale. Esattamente, esattamente. Tanto io nel frattempo prendo i kit, tanto il clan è sempre lo stesso. Allora. E niente, poi ci siamo conosciuti, frequentati e adesso siamo sempre qui, anche quando ci sono i live di quel famoso personaggio. E niente, oramai diciamo che anche se siamo distanti, non frequentando solo noi questo TS, siamo in questa stanza tutti amici. Che ricordiamo sempre che io sono di Palermo e il mio socio Nebbia è di Milano. Ma davvero? Esattamente. Fai una domanduccia tu, caro socio Nebbia. Allora, quanti anni hai? Io ne ho 23. Come sei vecchio. Lo so, minchia, ha parlato. Tu quanti anni hai? 23. Sì, sì, in un occhio tu hai 23 anni. Nell'altro occhio quanti anni hai? Aspetta, non esagerare, oh. No, vabbè, 31 già compiuti, purtroppo. Esattamente. Sono vecchio, ragazzi, sono vecchissimo. Non solo è vecchio, ma è anche scraus. Non è che sono vecchio, che me li porto male. Poi, domandina random, perché facciamo una domanda all'uno, visto che voi non ce l'avete chiesto, lo facciamo noi. Giochi preferiti? Giochi preferiti? Ma in generale, generi di giochi preferiti. Se devo dire un gioco preferito, non è di sicuro uno di next gen. Vai, vai, vai. Il mio gioco preferito in assoluto è Resident Evil 2. Resident Evil 2 Director's Cut, giocato nel 92 forse, quando è uscito, giocato in giapponese con sottotitoli in inglese, alle 2 di notte, di straforo dai miei genitori, nella mansarda di casa mia, al buio, perché lui di cagarmi addosso fa le cose, lui fa le cose di nascosto e fa le cose OP. Innanzitutto abbiamo visto che un ultra di merda, Noobs, ha pure perso, e la cosa mi fa tanto piacere. Che dovete sapere che io in Minecraft, una cosa che io gioco spesso in minigame, ma c'è una cosa che io non sopporto, sono gli ultra che pagano. Perché dici non li sopporti? Per una questione molto semplice. Perché io, che sto giocando, devo vedere un ultra, cioè uno che paga per giocare e fa il newbo? Semplice. Perché tu hai deciso di giocare come dovrebbero giocare tutti, semplice. Comunque, altra cosa, i miei giochi preferiti, perché io amo e amerò sempre i platform estremamente violenti. Quindi a me il mio gioco preferito è assolutamente God of War. E non ci sono cazzi per nessuno. Perché l'ho sempre giocato, l'ho amato quando è uscito e lo continuerò ad amare per sempre. Poi amo gli horror in generale, Dead Space, che non mi fanno schifo della serie. Tocca a te la domanda, Socio Nebbia. Vabbè, gli anni te li ho chiesti, se sei umano te l'ho chiesto.
Tipo di musica preferita? Ah, qua andiamo nello sfacelo più totale, secondo me. Allora, ragazzi, io sarò un tipo molto strano. Sapevo di metterti in difficoltà un po', eh. Ma io amo tantissimo, e non smetterò mai di dirlo, mi piace il rap, che mi piace. Immaginatevi Peppe che fa rap adesso, obiettivamente. Esattamente. Amo il rap perché mi fa impazzire, amo la musica classica, E su questo ti appoggio totalmente. il rock mi piace, però il rock classico perché l'heavy metal mi dà molto alla testa e divento molto nervoso. Peccato, su questo peccato. E poi, ultimo ma non meno importante, mi piace la house da sentire, non da ballare perché le discoteche siamo litigate. Però fa il butta fuori, ragazzi, eh? Cioè, Esattamente. anche lui deve fare pace col suo cervello. ecco un altro ultra di merda. Spero che tu perda ovviamente. Invece, tu ne bruci musica? Tu lo sai, hai appena risposto male al mio genere di musica preferita. Vai. Non ti Allora, preoccupare. devo dire che da ascoltare in macchina anche Serl, quindi per chi Quindi conosce, Nightcore. esatto, per chi conosce Osu, molte musiche alla Osu. Invece per addormentarmi, rilassarmi, assolutamente heavy metal. Lui si rilassa con l'heavy metal. Bene. Io mi addormento con l'heavy metal. Oddio. Chiedilo a Lisa che una volta si è spaventata perché è partita sick nel mezzo della notte degli Slipknot, che ha detto: "Ma che cazzo è?" E io ero lì, eh? La ninna nanna, perché? Domanda: siete fidanzati e o sposati? Direi. No, Allora direi. rispondi, prego. È sempre sposati. Non Allora, cambia. da quanti anni, caro Nebbiuccio? Troppi. Sì, ma questa parte del video No, non toglierò tagliala. nulla. No, la parte del video dove dico purtroppo tagliala, e se no mi tira a sberle, lascia fare. Comunque, io invece sono fidanzato dalla bellezza di 6 anni, ragazzotti. Ne vado fiero, devo dire, ho trovato una bellissima fidanzata. Non mi sto vantando, però è così. Brava Giovanna. Spammiamo anche il nome della tua fidanzata. Sì, la mia fidanzata si chiama Giovanna. Qualche Ah. volta la vedrete in qualche video, la infilerò in qualche video, non vi preoccupate. Madonna, stai in una webcam? Stai in una webcam che la Sì, infili nei vive in video? un PC. Allora. Devi comprargli un monolocale. No, ho preferito il PC perché risparmi. Così, random. Comunque. Domanda tocca a te, prego. Come tocca a me, ti ho fatto quella della musica, rimbambito. Compa, la musica l'hai fatta tu. Siamo fidanzati o sposati, l'ho detta io, adesso tocca a te. Ah, ok. Demente di merda. Ah, già. Vabbè, oh, ma come cazzo fa il precisino? Fratelli o sorelle? Sì, uno. Allora, mi dite perché hai risposto così? Con che gioia, Peppe, dite Sì. quanta Perché felicità, hai risposto così? Vi rispondo subito. Io e eh. mio fratello siamo cane e gatto, lo siamo sempre stati e lo saremo per sempre. Perché abbiamo due caratteri completamente diversi. Io sono. Non mi reputo grasso, però effettivamente sono immenso, come dicono certe persone. Porca puttana, ragazzi, è alto 1,90 m e ciumbia e pesa 100 e più chili. Non è grosso, Peso però. 110 Non è grosso, è piccolino, fuscello. Lo kg. Mio chiamavano frat. lo chiamavano lo smilzo. Mio fratello invece è l'esatto opposto di me, quindi magro, non tanto alto, abbiamo un carattere completamente diverso, quindi io e mio fratello non ci potremmo né vedere né mai. Comunque, tu con socio nebbia? Ho una sorella più grande di me. Ti approfitto per salutare, ti voglio bene, Ori, e spero che tu ti stia divertendo in viaggio di nozze. Guarda, guarda come si spamma la sorella. Si spamma la sorella, sta viaggiando in viaggio di nozze negli Stati Uniti, che cazzo ci posso fare? Sono contento per lei. Tu ti spammi la sorella, basta.
E ti spambola. Ah, dovete sapere che io e Nebbia nel TS facciamo quasi sempre così. Nella serie Bello, ci prendiamo molto spesso a parolacce, ma tanto spesso, fate un giorno sì e l'altro pure, va, per molto spesso. però. Esattamente. Però ci divertiamo, stiamo bene assieme. Sì, Altra cosa. anche se non sei molto il mio tipo, porcellino. Io non voglio essere il tuo tipo. Porcellino, sei quello di Outlast. Vieni qui, porcellino. No, non sono io. Me l'hanno detto in tanti, ma non sono io. Ho il carattere brutto come lui, ma non sono io. Vabbè, Che me guarda, l'hanno tanto detto non ti chiedo niente, guarda, mi fido. in... Comunque. Lavoro? Purtroppo no. È una domanda che avrei preferito non rispondere. Ragazzi, se c'è qualcuno, qualche anima pia che mi può dare un lavoro, nel frattempo farei lo stesso i video, ma preferirei lavorare e registrare di notte. Invece io, come ha detto poco fa il buon Nebbia, sono un buttafuori. Della serie lavoro con le discoteche, anche se non mi piacciono, ma della serie perché ci devo lavorare, io pure devo mangiare, come si dice. Ragazzi, ma della serie, non è che... Ah sì, scusate se nei video uso della serie spesso e volentieri, ma non ci No, ma posso che stai fare dicendo? niente. È Ma il dai. mio carattere. Ma tu che dici? Che dici spesso e volentieri? Non lo dico quasi mai, effettivamente. No, mai. Ragazzi, se notate, dice anche poche volte, per esempio. Per esempio. Poi dice della serie, poi dice boh, cioè tante cazzate, dice Peppe ultimamente. Ultimamente, però. Ultimamente, non credere di averla fatta franca. Perché chi è franca? Non lo so, lo sai tu. Prima parli di questa franca, poi fai. Poi. Prego, faccia la domanda, caro Nebbiuccio. Vabbè, che scuola hai fatto, lo sappiamo, la prima media. Sì. Anzi, della serie. Della serie ho fatto la prima media. Vabbè, abiti a Palermo, questo lo sanno tutti. Una cosa, sei amante, che cosa ti piace tra cibo, bevande? Che Perfetto. sono gusti preferiti nel cibo, nel bere, se Allora, bevi, ma non stranamente, credo. io odio la Coca-Cola, ma proprio un odio perché mi ha causato dei problemi. E quindi io e la Coca-Cola ci siamo ampiamente litigati e non ne bevo più. Per il resto amo tantissimo la carne. Ma io impazzisco per la carne. Il pesce non riesco a farmelo andare giù. Basta masticarlo, Peppe. Grazie, Nebbiuccio. Ma te lo giuro, Sì, me l'hanno detto in tanti, basta masticarlo. non E li hai poi amo capiti. tantissimo la birra. Cioè, io sono a livello che se qualcuno viene e mi dice tieni qua c'è una birra, soprattutto se è rossa o è nera. Ed è molto amara, io lo abbraccio e gli dico, tu sei diventato mio fratello per oggi. Io amo coloro che mi portano la birra, quindi figuratevi quando Giovanna me la porta, quindi non è un problema. Ah, dice anche non è un problema, se non avete notato. Ah, non è un problema, certo. No, no, non è un problema, vai tranquillo. Tu invece, caro Nebbiuccio. Ma io mangio un po' di tutto, bevo un po' di tutto, non bevo alcolici. No, lui non beve. No, non mi risulta. Vero? Vabbè, beh, ma perché fai ste domande? Cioè, ti fai ste domande? Non te lo chiaro, caputta, non creeper. Orca buttano un creeper? Perché mi hai fatto venire voglia di aprire la Tech It Light, sono in Tech It Light. Io gioco a Minecraft e lui mi copia, capito? Beh, devo fare una bella caverna, grossa tre blocchi.
Mi sei un codice. Io poi vorrei capire perché c'ho l'Ender Dragon dietro che mi assale. Andiamo a punire la gente. Comunque Nebbia non ve lo vuole dire perché si spaventa degli haters, ma lui beve come un troll di caverna. No. Non è vero, ragazzi, non gli credete. Guarda, tu non bevi! Non dire cose che potrebbero. Guarda, Oh. tu non bevi come io vado in chiesa, un po'. Mi fa piacere per te. Vai in chiesa, mamma mia. Sì, sono una persona orribile perché vado in chiesa. Tempo sprecato, beh. Comunque, a parte tutto. Sì, ragazzi, su questo purtroppo non sono molto credente, io anzi parecchio blasfemo, anzi, ancora peggio, io sono molto contro la chiesa, infatti ho degli strani tatuaggi sulle gambe, quindi. Lui ha dei tatuaggi senza problemi, diciamo. No, invece io della serie, ragazzi, il fatto che vado in chiesa, Della chi va in serie, chiesa va. no, lo so, magari non ve ne siete accorti. Allora, per Della serie chi non va ve in ne siete chiesa lo accorti. rispetto, non è un problema, ma io non Ah, non è un sono problema, eh. tanto tipo. Io e la chiesa siamo molto litigati. Tu sai che ti odio come socio, vero? Ragazzi, mi aiutate, lo adottate, per cortesia. Ragazzi, adottatemi, vi prego. Io non sono cattivo, non sporco neanche tantissimo. Faccio i miei bisognini dove devo farli. Non ingombro. Un po' puzzo, Solo poco, però. sì, solo poco. Ah, beh, un'altra cosa. Ho approfittato, intanto che siamo qua, per dire che ho preso il bundle, quello del calcio, eh. Ah, bene, bene, Così facciamo il gioco, quello ok. della Ah, simulazione di Lord of ecco, Football. che questa è una bella domanda. A livello calcistico, cosa ti piace, cosa non ti piace? Ami il calcio, non ami il calcio? Sì, diciamo che il calcio lo seguo abbastanza. Non tantissimo, ma abbastanza. No, ragazzi, sono un tifoso sfegatatissimo, cioè sfegatatissimo. Oramai non faccio più l'abbonamento ad andare a San Siro, ma Milan. So che tanti mi odieranno, ma come vedrete in un video che abbiamo registrato poco fa, io e Peppe di FIFA, io praticamente in FIFA purtroppo ho tutta la squadra della Juve, dico purtroppo perché in FIFA sono fortissimi anche nella realtà e a non averli nella squadra che tifi ti provoca scompensi. Perché è giusto così. No. Allora, ragazzi, ora so che molti mi odieranno, ma io odio il calcio. Io odio il calcio e tutto quello che fa parte del calcio. E come Peppe odia il calcio, scrivetegli che deve giocare al gioco del lager, ragazzi, non dimenticatevelo. Assolutamente no. Non dimenticatevelo. Rage, votate per Peppe, Rage Game e gioco del lager. Se volete vederlo piangere dall'esasperazione, fatelo giocare al gioco del lager. Io vi giuro che ho sentito, perché ho solo sentito, delle lacrime di rabbia. Eh Io non lo giocherò nemmeno mai. no, devi, se lo votano lo devi fare. Comunque, vi dicevo, io odio il calcio. Seguo Gioco del lager! i mondiali perché Gioco del sono lager! abbastanza nazionalista. Gioco del lager! E basta. Cosa? Basta mondiali? No, e basta così. Se hai altre domande. Ma per adesso direi di no, dai. Direi che ci fermiamo qui magari. Eh Qui. sì, sennò viene lungo 3 quarti d'ora e. Diciamo che siamo due telecamere, sarebbe bello che ce le faceste voi. Esattamente, noi aspettiamo veramente, ragazzi, senza scherzare, qualche domanda, fatecela. Qualche cosa che oggi ci siamo dimenticati. Che Non so a se noi ci Peppe piace. puzza. E No, Peppe io non puzza, ve puzzo lo mai, dico. io non puzzo mai.
Io non puzzo mai perché andiamo da Yamamai. Non so cosa c'entra, ma è così. Per esplodere, per piacere. Va bene, cercherò di esplodere. Oddio, non so se sono morto o meno. No, ancora no. Ah, perfetto. Nel frattempo io stacco. Va bene, ragazzi. È stato un piacere rispondere alle vostre domande. E non c'erano e quindi ce le siamo autofatte. Esattamente. Ma è stato bellissimo lo stesso, è come se ce le aveste fatte voi. Ah, e ricordati una cosa, Gans. Non rispondere GG perché noi ti teniamo d'occhio, eh. Noi ti teniamo d'occhio, Gans. Esattamente, non rispondere GG perché GG è molto brutto. Però GG è meglio. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. E Buon Giorgio a tutti i Giorgi, anzi buonanotte a tutti i Giorgi. boom shot a tutti o a tutti gli altri. Che ci sta bene. Ciao ciao. Ciao!